Allora, da deputata Rita Bernardini al carcere di Gela, una struttura nuova che però proprio per la novità, insomma, della struttura manca ancora di servizi fondamentali. Sì, ancora non è partita alcuna attività, diciamo che i detenuti, pur trovandosi in celle dignitose, con la doccia, con l'acqua calda, in realtà stanno chiusi 20 ore al giorno perché non c'è la scuola, non c'è la possibilità di lavoro, non ci sono attività che possano fare. Qui vengono i detenuti che stanno bene in salute, quindi sono selezionati, tra virgolette, perché all'interno di questo istituto non c'è un medico H24 per tutte le 24 ore, non c'è lo psicologo. Quindi viene fatta questa selezione, diciamo così, per i più fortunati, che possono se non altro usufruire della struttura che è sicuramente ottima essendo nuova. Insomma, non abbiamo visto perdite o soffitti che cadono come ci è capitato in altri istituti. Beh, possiamo anche dire che dopo più o meno un cinquantennio d'attesa il carcere di Gela è un po' un'incoerenza del sistema, Certo. insomma, giudiziario e penale italiano. Ma certo, fra l'altro mentre le carceri scoppiano anche in Sicilia, questo carcere è pieno a metà. Ora dicono che ci vorranno i tempi perché è stato inaugurato a novembre, ma comunque, ripeto, mentre abbiamo visto situazioni inaccettabili di sovraffollamento, qui ci sono dei posti vuoti, che potrebbero facilmente essere occupati. Ma la storia delle carceri, a parte lo scandalo delle carceri d'oro della metà degli anni Ottanta, la storia delle carceri, anche questa nuova ondata di istituti che dovranno essere costruiti, si scontra, con, la mancanza di personale. Ci sono tanti istituti che non vengono aperti, sono nuovi, pronti, che non vengono aperti semplicemente perché manca il personale e se ne continuano a costruire. E allora noi ci chiediamo quale sia la logica, che cosa c'è dietro questa voglia di costruire quando istituti nuovi non vengono aperti. La domanda l'abbiamo posta più volte, ma, come si dice, risposta non c'è. Anche a Gela la pianta organica delle guardie penitenziarie al momento, insomma, è sottodimensionata. Sì, però ecco, qui ci hanno detto che sono in tutto 54 quelli previsti e che via via stanno arrivando con le assegnazioni. Si cerca di privilegiare agenti che abitano nella zona e che adesso magari si trovano in altri istituti. Deputata, siete nei giorni scorsi avete visitato anche il carcere Malaspina a Caltanissetta, una situazione suppongo completamente opposta rispetto a Sì. quello, insomma, al penitenziario di Gela. E, recentemente c'è stato il suicidio di Giuseppe Di Blasi a Caltanissetta. Avete acquisito informazioni anche su questo ennesimo fatto? No, noi sappiamo che è in corso una indagine anche della Procura della Repubblica, presenteremo sulla vicenda delle domande specifiche. Tenete presente che quando un deputato parlamentare va in visita ai sindacati ispettivi non è che si può mettere a fare il processo e chiederemo comunque delle informazioni secondo quanto previsto dalle leggi e quindi interrogheremo il Ministro della Giustizia per sapere se per esempio quella come tante era una morte evitabile. Perché spesso che cosa accade nelle carceri? Che il detenuto che dice di stare male non viene creduto e allora poi capita che venga preso dalla disperazione e la faccia finita. Pensano sempre all'assicurazione, ma non sempre è così. Noi abbiamo conosciuto casi anche di persone, per esempio Graziano al carcere di Padova, da anni, diceva di avere forti dolori alla schiena. E non veniva creduto e hanno aspettato tantissimo tempo prima di fare i controlli che erano dovuti. Nel momento in cui hanno fatto i controlli si è scoperto che aveva un tumore devastante ed è morto nel giro di pochi mesi.